Funzionari degli Stati Uniti sostengono che l'attacco israeliano all'Iran è imminente, già all'inizio della prossima settimana, secondo la stampa israeliana. Intanto, nel raid sul campo profughi di Daw a Tripoli, ucciso il leader delle brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Mentre ancora giallo sulla sorte di Safieddin, successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. Intanto UNIFIL, forza di pace delle Nazioni Unite, dice no a Israele e fa sapere che non lascerà le sue posizioni nel sud del Libano. Seguono i bombardamenti in Libano contro le postazioni di Hezbollah. Eppure nel mirino dell'IDF è finito in queste ore un capo militare del Movimento per la Resistenza Palestinese. La stessa Hamas ha reso noto che il leader delle brigate al-Qassam, il braccio armato del movimento, Sayed Atullah Ali, è morto in un attacco israeliano a nord di Beirut. Stando a quanto dichiarato da un alto funzionario dell'esercito, l'obiettivo di Tel Aviv sarebbe quello di concludere l'operazione di terra nelle prossime 3 settimane. Intanto l'IDF annuncia di aver colpito un centro di comando del Partito di Dio nascosto in una moschea nel sud del Libano. Dall'altra parte Hezbollah riferisce di aver attaccato una base aerea dello Stato ebraico nei pressi di Haifa. Il governo di Beirut traccia un bilancio di un anno di combattimenti dopo il 7 ottobre. Sarebbero 2.000 le vittime, in gran parte civili, morti nelle ultime 4 settimane, oltre 100.000 gli sfollati. Nella striscia Yahya Sinwar, divenuto capo politico dopo l'omicidio di Ismail Haniyeh a Teheran, dato più volte per morto ma senza riscontri oggettivi oppure gravemente ferito, potrebbe essere vivo, ancora saldamente alla guida del movimento, nei panni del sostenitore della guerra a oltranza contro Israele, soprattutto se parallela a quella di Hezbollah e degli Houthi. Anche questa versione, secondo chi l'ha rilanciata, ovvero alti funzionari dell'intelligence americana citati dal New York Times, non sarebbe corroborata da prove, ma testimonierebbe la resistenza a oltranza da parte di Hamas, soprattutto nel sud dell'exclave, nonostante un anno di bombardamenti e lo smantellamento di centinaia di postazioni sotterranee. A Gaza City è stata colpita all'alba una scuola ritenuta un covo dei miliziani, decine le vittime. L'obiettivo primario è decapitare Hezbollah, ma esercito e governo israeliano stanno pianificando in queste ore dove e con quale intensità rispondere all'attacco dell'Iran. L'azione sarà in ogni caso seria e significativa e secondo fonti statunitensi sarebbe ormai imminente. Anche se poco fa l'esercito israeliano ha fatto trapelare che l'attacco ci sarà ad inizio della prossima settimana. Un consiglio non certo pagato arriva da Trump, che suggerisce allo Stato ebraico di attaccare per primi i siti nucleari di Teheran, ipotesi esclusa invece da Biden, che frena anche sull'opportunità di colpire gli impianti petroliferi. Ieri invece la guida suprema Khamenei aveva giustificato i blitz iraniani contro Israele e legittimato il sanguinoso attacco del 7 ottobre. E proprio in vista del primo anniversario l'FBI ha lanciato l'allarme per potenziali estremisti violenti durante le manifestazioni in programma in varie città statunitensi. Israele non dimentica neppure che la partita con Hamas è ancora aperta, lo dimostra il raid nel nord del Libano durante il quale è stato ucciso assieme alla sua famiglia Atullah Ali, leader delle brigate al-Qassam, braccio armato proprio di Hamas. La conferma è arrivata dai miliziani palestinesi. Nella notte nuovi blitz anche nella striscia di Gaza ed altri sono previsti nelle prossime ore e ai civili è stato intimato di abbandonare la zona attorno a Nuseirat. Ma, come detto, la priorità resta Hezbollah, per questo prosegue il martellamento della loro roccaforte nella periferia sud di Beirut e delle loro postazioni nel sud, dove la fanteria israeliana lancia continue incursioni e dove sarebbe stato distrutto un centro di comando Hezbollah che operava in una moschea. Per avere mano libera, Israele aveva chiesto ai caschi blu dell'UNIFIL di ritirarsi dalla zona calda, ma stamattina è stato risposto che i soldati della missione, tra cui ci sono anche 1.200 italiani, resteranno al loro posto. Israele ha anche bombardato e interrotto l'autostrada che dal Libano porta alla Siria, che era utilizzata da migliaia di profughi in fuga. Hezbollah, da parte sua, rivendica di aver colpito una base aerea nemica nei pressi di Haifa. È giallo intanto sulla sorte di Hashem Safieddin, il successore di Nasrallah. Per i media sauditi sarebbe stato ucciso e il governo Netanyahu ne sarebbe al corrente, anche se per ora non vuole confermare, mentre sempre secondo indiscrezioni sarebbe ancora vivo il numero uno di Hamas, Sinwar, che non avrebbe nessun interesse a negoziare, anzi, al contrario, vorrebbe allargare il conflitto.
L'attacco missilistico dell'Iran su Israele è legittimo, come anche l'attentato del 7 ottobre. Parole dure quelle dell'Ayatollah Ali Khamenei, con accanto un fucile che accarezzava di tanto in tanto, ha evocato la punizione per i crimini commessi nel suo sermone alla preghiera del venerdì e cerimonia di commemorazione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Un discorso fatto per compattare il fronte delle nazioni musulmane contro il nemico comune. Ma Israele continua intanto i raid nel sud del Libano. L'obiettivo questa volta in particolare era il bunker dove si trovava Hashem Safieddin, cugino di Nasrallah e suo successore alla guida di Hezbollah. Per gli israeliani è morto, ma il gruppo sciita dice di aver solo perso i contatti con il nuovo leader. E poco fa è stata Hamas ad ammettere che in un raid israeliano ha perso la vita Sayed Ataullah Ali, leader delle brigate Al-Qassam, il braccio armato del gruppo che ha dato vita agli attacchi del 7 ottobre. Le forze americane invece hanno attaccato 15 obiettivi nelle aree dello Yemen, controllate dal gruppo dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. La risposta sia agli attacchi alle navi che al lancio di missili su Israele. Si estende. Operazioni militari israeliane nel sud del Libano. Nelle ultime ore, mezzi e truppe corazzate hanno oltrepassato il confine. I soldati setacciano il territorio per scoprire tunnel e arsenali di Hezbollah. Ci sono stati scontri a fuoco. Secondo l'esercito, sono 400 i terroristi uccisi dall'inizio delle operazioni, cominciate il 30 settembre. Raid aerei hanno martellato la valle della Bekaa, roccaforte sciita. Nonostante l'offensiva, però, Hezbollah continua a lanciare missili contro il nord di Israele. Già 50 quegli scagliati stamani, che hanno provocato incendi nella zona di Sfat. Intanto Israele prepara la risposta all'Iran dopo l'attacco missilistico dei giorni scorsi. Una delle opzioni al vaglio del gabinetto di sicurezza, un attacco alle infrastrutture petrolifere di Teheran, oppure a parti del programma nucleare iraniano. Un attacco che comunque sarà significativo, afferma l'esercito. Mentre si moltiplicano gli incontri al Ministero della Difesa, tra i vertici delle forze armate e i rappresentanti dei paesi dell'alleanza, già entrata in azione durante gli attacchi iraniani precedenti. Un segnale che l'attacco sia imminente, l'arrivo domani in Israele di Michael Kurila, capo del comando centrale americano, per coordinare la difesa dello Stato ebraico in caso di una nuova... Joe Biden cerca di moderare la risposta israeliana all'attacco missilistico iraniano. Se fossi nei loro panni, sceglierei altri obiettivi, non i giacimenti petroliferi, dice. Funzionari del Dipartimento di Stato però ammettono di essere all'oscuro delle intenzioni di Netanyahu. Dalle autorità israeliane dicono non sono arrivate neppure garanzie che i siti nucleari verranno risparmiati. Contro Biden si scaglia Donald Trump. In un comizio sostiene che Israele dovrebbe cogliere l'opportunità e colpire le installazioni nucleari del paese nemico. Biden appare nella sala di briefing della Casa Bianca a sorpresa. Il mio nome è Joe Biden, scherza. Dice di non credere che il premier Netanyahu, rifiutando una soluzione diplomatica, voglia favorire Trump. Dovrebbe ricordare che nessun'altra amministrazione è stata più solidale della mia con Israele. L'analisi del Wall Street Journal è impietosa. Dice che gli Stati Uniti sembrano spettatori in un Medio Oriente che Israele sta cercando di cambiare. È un dato di fatto che Biden non sembra in grado di influenzare le scelte del suo più importante alleato regionale. L'ultima conferma, l'uccisione di Nasrallah, ordinata da Netanyahu, mentre i suoi collaboratori rassicuravano Washington sulla volontà di aderire ad un cessate il fuoco temporaneo. Fa il giro delle capitali ancora amiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo Beirut, è sbarcato a Damasco. Il messaggio che ripete è semplice: non vogliamo la guerra, ma siamo pronti a reagire. Se necessario, attaccheremo ancora, aveva avvertito anche l'Ayatollah Khamenei dopo la preghiera islamica del venerdì a Teheran, davanti a migliaia di persone accorse alla grande moschea Mosallah per commemorare Nasrallah a una settimana dall'uccisione del leader di Hezbollah da parte di Israele. Ogni nazione ha diritto all'autodifesa contro gli aggressori, ha rivendicato Khamenei con un fucile a portata di mano. L'attacco iraniano di martedì con i missili balistici è stato, secondo lui, del tutto legittimo, così come il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. Israele viene punito per i suoi crimini, ha spiegato, lanciando un appello all'unità del mondo musulmano, in persiano e anche in arabo,
per allargare il più possibile l'alleanza contro lo Stato ebraico. Nelle prossime ore del capo del CENTCOM, il comando militare centrale degli Stati Uniti, è il segnale che la rappresaglia israeliana contro l'Iran per l'attacco missilistico di giovedì potrebbe essere imminente. Il generale Kurilla dovrà coordinarsi con l'IDF. Tel Aviv studia la ritorsione, anche se le divisioni tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu rimangono evidenti. Il presidente americano si è detto contrario a colpire i siti nucleari e petroliferi dell'Iran. Meglio cercare alternative, ha detto Biden, convinto che è ancora possibile evitare una guerra totale in Medio Oriente. Ma da Israele, secondo media statunitensi, non sarebbe arrivata ancora alcuna garanzia che non verranno presi di mira i centri atomici della Repubblica Islamica. Isfahan, Natanz e Fordò, i più noti, dove Teheran porta avanti l'arricchimento dell'uranio e la produzione di energia nucleare. Ma nei piani di Netanyahu ci sarebbero anche altri obiettivi sensibili, come basi militari, siti di lancio, raffinerie, giacimenti e centri di produzione missilistici. Nulla è stato deciso, ripete la Casa Bianca. In queste ore è sceso in campo Donald Trump, ex presidente e candidato repubblicano alle elezioni di novembre. Israele dovrebbe andare avanti a colpire i siti nucleari iraniani, ha detto il tycoon. La mia risposta sarebbe: prima colpisci, poi preoccupati del resto. Teheran ripete di essere pronto, se necessario, a rispondere a sua volta, ad attaccare di nuovo il nemico israeliano, nemico evocato più volte dalla guida suprema iraniana Ali Khamenei nel sermone del venerdì, durante il quale ha ribadito: il 7 ottobre è stato legittimo, l'asse della resistenza continuerà a lottare, Israele sarà eliminato. Si sfida mentre impugna la canna di un fucile. Un discorso preceduto da una cerimonia di commemorazione per il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco israeliano a sud di Beirut il 27 settembre. Il sermone dell'Ayatollah Khamenei si è svolto pochi giorni prima dell'anniversario delle atrocità terroristiche del 7 ottobre scorso e dopo che l'Iran questa settimana ha lanciato circa 200 missili contro Israele. Nella grande moschea di Teheran, davanti a decine di migliaia di persone, nel primo sermone pubblico del venerdì in quasi 5 anni, Khamenei ha parlato in arabo e persiano per discutere della lotta contro Israele da parte dell'asse della resistenza allineato all'Iran, anche dopo l'uccisione dei suoi leader, aggiungendo che Israele non sconfiggerà mai Hamas e Hezbollah. Se necessario colpiremo ancora, dice. L'attacco lanciato il 7 ottobre da Hamas è stato, aggiunge, una mossa legittima. Poi ricorda Nasrallah, leader di Hezbollah, ucciso dopo un raid israeliano a Beirut, che definisce un fratello, il volto amato da tutto l'Islam. Intanto dalla Casa Bianca si frena sul via libera a colpire i giacimenti petroliferi di Teheran, critico sulla risposta di Biden, Trump che dichiara: Israele dovrebbe colpire i loro siti nucleari. Nel frattempo visita lampo del ministro degli esteri iraniano a Beirut, la migliore prova, secondo Abbas Araghchi, di come l'Iran sia al fianco del Libano in questo momento. La guerra dei giacimenti e delle fonti energetiche, il ruolo del petrolio, del gas e del nucleare entra di prepotenza nelle tensioni tra Iran ed Israele. La Casa Bianca invita tutti alla cautela con Biden che chiede di puntare su obiettivi alternativi, mentre Donald Trump, ad un mese dalla sfida presidenziale con Kamala Harris, entra in gioco pericolosamente e chiede a Netanyahu di colpire i siti nucleari iraniani. Un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, parlando alla CNN, ha dichiarato che non si hanno garanzie da Israele che possano essere esclusi dai suoi obiettivi impianti nucleari di Teheran. La tensione resta alta dopo il sermone dell'Ayatollah Khamenei durante la preghiera del venerdì. L'aria di sfida del leader religioso, politico e militare, da cui dipendono le sorti di un paese, l'Iran, e di una guerra in corso, mentre impugna la canna di un fucile. Nella grande moschea di Teheran, davanti a decine di migliaia di persone, Khamenei ha parlato in arabo e persiano della lotta contro Israele da parte dell'asse della resistenza allineato all'Iran, anche dopo l'uccisione dei suoi leader, aggiungendo che Israele non sconfiggerà mai Hamas ed Hezbollah. Se necessario colpiremo ancora, ha detto. L'attacco lanciato il 7 ottobre da Hamas è stata una mossa legittima. Il nostro nemico è uno solo ed ha definito Nasrallah, leader di Hezbollah, un fratello, un volto amato da tutto l'Islam. Mentre l'ONU fa sapere che la forza di pace UNIFIL, di cui fanno parte oltre 1.000 soldati italiani, non lascerà le posizioni che tiene nel sud del Libano, malgrado la richiesta da parte di Israele di ricollocarsi. Grazie.
un corteo vietato per motivi di ordine pubblico e la conferma del divieto da parte del TAR. Eppure, tra poco piazzale Ostiense comincerà a riempirsi di bandiere palestinesi, perché la volontà di scendere in piazza c'è, nonostante le polemiche e le assenze non di poco conto annunciate alla vigilia. Non ci sarà la comunità palestinese di Roma e del Lazio, che ha concordato con le autorità una nuova data per sabato 12 ottobre. La manifestazione accoglierà comunque un pubblico vasto. Ci saranno l'Unione Democratica Arabo-Palestinese e i giovani palestinesi d'Italia. E poi hanno annunciato la loro presenza i collettivi studenteschi di estrema sinistra, i movimenti per il diritto alla casa e legati alla galassia anarchico-pacifista. Un pubblico che non rappresenta i partiti politici, che a questa manifestazione carica di tensione arrivano divisi. Presenti soltanto Rifondazione Comunista, che denuncia l'incostituzionalità del divieto, scenderà in piazza insieme ad una squadra di medici e legali qualora si verificassero scontri con le forze dell'ordine. Ci sarà potere al popolo. Ma non si può escludere la partecipazione di qualche esponente dei 5 Stelle, componenti dell'intergruppo parlamentare palestinese. 15 pentastellati hanno sottoscritto un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi per chiedere il motivo della mancata autorizzazione. Diversi gli esponenti delle opposizioni che si schierano contro il divieto al corteo, da Matteo Renzi di Italia Viva a Marco Furfaro del PD, fino al capogruppo di AVS in Senato Peppe De Cristoforo e al segretario di Più Europa Riccardo Magi. Contro il divieto anche la protesta, con una fiaccolata di ieri davanti alla Rapacis, dei giovani militanti del Movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno. Ci aspettiamo che ci sia un senso di responsabilità e che comunque non ci siano ricadute significative sull'ordine pubblico, ha detto ieri Piantedosi, annunciando che la manifestazione sarà gestita con equilibrio dalle forze dell'ordine. Lunedì sarà la volta delle celebrazioni della comunità ebraica, previsti momenti di ricordo.